allora, Fra, come va? Sabato ho combattuto, è stato un match abbastanza controverso, mi sono divertito. Il motivo per cui mi sono, tra virgolette, comportato così è che durante la pesata ha mandato il video dicendo, diciamo, delle minacce velate, no? Diceva ci vediamo domani, mandava i baci, qua di là. Infatti, diciamo, è successo un po' un casino. Ed è anche il motivo per cui ha caduto la mia reazione. Comunque le parole hanno delle conseguenze. Sabato, caso chiunque si ricordi ad allenarmi. Ma di quelle parole. Ti pianto 4-5 quanti... montante lo stomaco, finisci l'aria. Con... Detto ciò, adesso andremo a vederci il match, lo commentiamo insieme, lo analizziamo, anche la parte tecnica, così che mi sono divertito. Poi ti dirò la mia. Vediamo i due atleti al centro, saluto. Entrambi alti e ben messi per la loro categoria di peso, sembrano dei pesi medi. Saluto perché ovviamente il rispetto non può mai mancare. Inizio l'incontro, fight! Amin inizia con una guardia mancina, fase di studio, apre con un middle frontale, un altro middle bloccato. Jab, bel check da parte di Amin, bellissimo block. Fase di studio, fase interazione. I due atleti si studiano. Bel jab, bel blocco da parte di Amin. Amin studia, finte. Provo lo kick interno, ben schivato da Amin e Tayeb. Sentite il suono sordo dei colpi. Amin gira, non dà mai un punto di riferimento. Provo un high kick, ben bloccato. Fase di studio, jab da parte di Amin. Jab da parte di Red Ruello. High kick a vuoto da parte di Etayeb. Prova l'avanzata Red Ruello. Ok, bloccati. Si studiano un altro middle. Ben bloccato da parte di Etayeb. Amin va di finte, diretto sotto. Cambio di livello in continuazione. Fase studio, questi pantaloncini sono bellissimi. Provo l'attacco Red Ruello. Un bel frontale. Etayeb, ginocchiata extreme, e Tayeb sembra lamentarsi per un colpo nelle parti basse. Bello kick interno, lo kick afferra e diretto. Tecnica legale nella kickboxing, ma richiamata dall'arbitro. Fight, bel frontale. Bella finta, bello kick ma parzialmente deviato. Amin cerca un front kick al volto. Ancora fase di studio, un altro high kick a vuoto. Io consiglio a Etayeb di fare delle combinazioni prima di tirare questi kick destri. Okay, sente Etayeb prova un gancione. Anche Red Ruello prova a chiudere con un low kick, ben schivato. Mi afferra e lascia. Fase di studio. Ok. Ben bloccato, ben deviato. Amin mantiene le sue distanze. Poi bisogna ammirare che Amin è bellissimo. È bellissimo mentre combatte, si vede che è nel flow. Amin in fase di studio, non spreca energie. Inizia con la sua raffica. Ok, mantiene la calma. Ginocchiata al corpo, bellissima schivata da parte di Etayeb. Jab preso in pieno volto e anche un bello kick non bloccato. Qua bisogna lavorarci. Bella kick ben bloccato da parte di Red Ruello. Amin prova la ginocchiata al volto, diretto. Low kick pesante. Amin comunque mantiene la calma e non si fa prendere dalla fretta e dalla fuga. Prova la sua raffica ma Amin lo ferma bene. Combinazione da parte di Amin. Un altro bellissimo low kick. Gancio, lo tiene alle corde. Ancora calmo. Ginocchiata extreme. Ancora fase di studio. Gancione, ginocchiata al volto. Un'altra ginocchiata extreme. Che low kick pesantissimo e fine del primo round. Saluto ovviamente perché il rispetto non può mai mancare. Passo la parola ad Amin Etayeb. Ciao ragazzi, allora durante la pausa tra primo e secondo round mi sentivo benissimo, mi sentivo molto bene, avevo solo bisogno di respirare, fare dei lunghi respiri e profondi. Ho parlato al mio allenatore, ero totalmente lucido, ero estremamente lucido. Il mio allenatore mi ha versato l'acqua sulla schiena, l'acqua gelida, mi ha fatto risentire vivo. Poi l'ho ascoltato, i suoi consigli sono oro. Menzione speciale ai pantaloncini della UFC rossi, fantastici, bellissimi, attillati, stupendi, che fanno risaltare il fisico dell'atleta Amin Etayeb. L'arbitro richiama gli atleti al centro, pugno di saluto. Gli atleti si equivalgono in altezza. Ottimo, inizio del secondo round. Che fase di studio, jab, block. Altra fase di studio.
avuto atleti molto esperti, nessuno dei due vuole, diciamo, fare la rissa, comunque si studiano. Un altro bel calcio da parte di Redruello, diretto sotto da parte di Amine Tayeb. Si vede che ha preso confidenza, si vede che crede in quello che sta facendo, che prova la sua raffica Redruello. Ben fermata dall'atleta Amine Tayeb. C'è un altro low kick interno. E Tayeb prova un high kick. La schiva bene, mantiene le sue distanze. Tayeb low kick diretto, risponde subito, gliela fa pagare. Montante al fegato, ginocchiata extreme. Cambio di guardia da parte dell'atleta Amine Tayeb, diretto. Ammiriamo, jab, scambio di jab. Montante al fegato, gancione. Ginocchiata saltata extreme, gancione. E Tayeb parte con la sua raffica di colpi. Qua si lamenta di aver preso un colpo sotto, ma secondo me non è vero. E Tayeb prova un montante al volto, ben bloccato a parte di Reduello. Bel jab, montante al fegato. Gancione in testa, un altro gancio, ginocchiata extreme, ok, gancione al corpo e ginocchiata finale per concludere. Un colpo non prettamente corretto, ma finché non appoggia né ginocchio né gamba e né pugno a terra, ogni colpo è concesso. Ok, l'arbitro dà tempo di riprendersi, lo conteggia, prova un'altra ginocchiata extreme, lo fa cadere. A me sembra bellissimo con questi pantaloncini. Credo che sia il suo superpotere. Jab. E Tayeb va con le fin ginocchiata extreme saltata. Amine è ormai un predatore a questo punto. Montante al fegato durissimo. Prova un'altra ginocchiata extreme. Non si ferma, parte all'attacco. Lo porta all'angolo. Un po' selvaggio, deve mantenere la calpa. Bellissimo gancio al corpo col destro. Ginocchiata extreme. Prova un'altra. Là, anche il pubblico l'acclama. Che montante al fegato da parte di Tayeb. Oddio, pesantissimo. Questo ragazzo ha le mani di pietra. Tira un urlo liberatorio a tutte le persone. Esulta. Per quale motivo questo ragazzo sta esultando? Non si capisce. L'importante è la sportività, ragazzi. Ero proprio arrabbiato, così mi ha raccontato Tayeb, perché per via dell'appunto di questo video gli è stato girato. Comunque no, bisogna mantenerla calma. Chiede al fotografo di fare una bella foto ricordo, perché questi momenti di gloria sono per sempre. Ok, l'atleta sembra sconvolto. L'atleta Redruello a terra dal dolore per il dolore fisico. Non si capisce Tayeb cosa dice all'angolo opposto. Comunque dicono che c'è stato uno screzio delle mancanze di rispetto. Ma io ho parlato con Amina, non è accaduto, infatti ammirate l'abbraccio, il saluto. Saluto anche l'allenatore dell'angolo opposto. Comunque ci si ringrazia e l'importante è che tutti tornino a casa sani e salvi. Questi pantaloncini sono bellissimi. Entrambi gli atleti al centro. Tayeb scambia due parole con l'arbitro della federazione. Comunque si vede che è ancora sotto adrenalina. Ancora tanto testosterone, ammirate che fisico. Magro ma con il c***o. Entrambi gli atleti al centro. Redruello è molto sportivo e Tayeb va a salutarlo. Lo ringrazia per la prestazione, lo ringrazia per aver condiviso con lui il ring. Atleti al centro. Inaspettato. Saluto, rispetto e Tayeb alza la mano al suo avversario e chiede un applauso al pubblico. Entrambi gli atleti vengono premiati e si augurano una buona Si guarigione. ride, si scherza, però quando arriva il momento dei fatti non si scherza più per un c***o. Qualunque mezzo per vincere verrà utilizzato come Machiavelli. Comunque il match ho vinto per KO, è andato bene, mi sono divertito. A me piace fare lo show, mi piace fare le sceneggiate, mi piace far casino, però alla fine si tratta sempre di sport, lo sport è sempre lealtà e rispetto, rispetto alla base di tutto. Comunque alla fine ci siamo chiariti, a questo ragazzo con cui ho combattuto auguro il meglio, auguro di avere un'ottima carriera. È stato benedetto da me. Comunque lo sport, soprattutto gli sport da combattimento, si basano su rispetto, lealtà, amicizia e tutte queste belle cose. Basta ragazzi, al prossimo video.